Hola, bebé. Occhio perché la S può essere ghiacciatina, Torne larghe, senza sedetti. Larghe, larghe, senza sedere qua. Alzati! Maronna. Vedi che puoi fare? È quella, Matti! Matti, fermo là! E qua la vuoi fare o no? Mattia! Ma la vuoi fare? Sicuro? Ok. Peso. Matti! Bravo Matti! Bravo! Signori, come potete vedere siamo sulla Super S. Ok, vai! Bella larga. Ecco Matti. Guardate Matti sulla Super S, la stretta di ghiaccio, bravo, allarga. Bravissimo. Grande! A chi ringraziamo prima di tutto? Alessio.
Allora, cosa ci racconti? Di che cosa hai fatto? Allora, ho fatto la Super S, che vediamo qua dietro, che è una pista nera, proprio nera nera a tutti gli effetti, signori, domata in una maniera esagerata. Assolutamente non è mai caduto, è stato sempre sugli sci. Come l'hai sentito gli sci? Bene, che giravano. Bella sensazione? Sì. Certo, farsi una Super S qua è una cosa che fanno, diciamo, i ragazzini che fanno l'agonistica. E chi scia bene. Tu fai l'agonistica? No. Allora che fai? Sci bene? Sì. Mannaggia a te. Let's go, Matti. Thank you.
bosco. Vuoi rifare il bosco? Sì. Tanto era mai come una... Curve larghe, larghe, larghe. No, no, ma boh. No, raga, fatti il salto. Ciocio. Cortine alterna lunghe in avanti. Oh. Oh. Oh.
tipo all'interno. Prima l'esterno e l'interno. Siamo? Ed ecco Matti, si appresta quest'ultima discesa, eccolo là, di quest'anno, forse è l'ultima, se la neve regge, guardatelo, guardatelo, guardate, guardate, guardate che classe ragazzi, eccolo là, Matti! Ciao! Ciao 2023! Yuhu! Sì, almeno penso si chiude la stagione di Mattia per quest'anno, ha fatto dei miglioramenti assurdi, ma veramente bravissimo, proprio bravissimo. Ha avuto un grande maestro come al solito, Alessio, che oggi ci è mancato tanto, e è andato addirittura sulla Super S, chiude un anno veramente favoloso. Purtroppo non siamo potuti venire tanto, però Mattia ha fatto dei progressi spettacolari, è addirittura davanti, e questo è un problema. Ok a papi, salutiamoci. Ciao. Eccoci qua, ciao a tutti.